miglior difensore, perlomeno nel reparto esterni, della agente speciale. Esatto, agente speciale incaricato di marcare Luca Jackson. Buona la circolazione di palla per Vuzza, la tripla sul ferro, il tiro ci è sembrato un po', come dire, sbilenco. La ripresa di Venezia, la ripresa viene con questa schiacciata da parte di Isley. Isley 3, Cremona 0 dall'altra parte. In attacco da parte di Venezia e con tanti tiri più o meno aperti da parte di Cremona che non sono andati a buon fine, tranne appunto questa conclusione di Jason Rich. L'asse intanto Vitali si butta dentro, trova un'autostrada e va di assist e va di schiacciata Isley. Continua la sfida Isley contro Lavanoli, siamo 5-4 per Venezia. Quarto, vediamo Vitali in possesso palla, davanti a lui c'è Jackson. Giacchetti cerca di smarcarsi da Woodside, Vitali si muove, serve Peric al centro dell'area che trova libero Isley che va ancora a schiacciare. Bell'assist di Peric che in questo modo entra in qualche modo a referto. Isley con qualche difficoltà alla fine riesce a servire Calve sotto canestro, ecco, a momenti cancella Calve però non arriva il fischio arbitrale, però mi sembrava abbastanza evidente il fallo. L'hanno visto sicuramente meglio di noi gli arbitri, però andiamo a rivedere. Mi pare che non abbia fischiato. Eh no. Fallo. La palla di Kelly per Calve. Isley tocca, sì, il pallone a Calve, ma lo travolge anche. Non c'è comunque il fischio arbitrale, c'è il possesso.